Nel video di oggi parliamo di colazione sana. 5 colazioni salate da preparare in anticipo. Le colazioni di oggi sono perfette sia per chi passa molto tempo fuori casa, perché basta dedicare un giorno alla preparazione di tutte le ricette per averle pronte durante la settimana, ma vanno bene anche per chi preferisce una colazione salata e vuole qualche idea in più. Abbiamo infatti preparato una guida scritta che potete scaricare gratuitamente, che contiene la lista della spesa e altri consigli utili, e vi dirò come scaricarla alla fine del video. Quindi mi raccomando, guardate questo video fino alla fine. Cominciamo subito. La prima colazione che vi propongo sono dei muffin sofficissimi di riso e carote. In una ciotola ho unito 300 g di farina di riso, una bustina di lievito in polvere per torte salate, un cucchiaino di origano secco, 2 pizzichi di sale e ho mescolato il tutto. Poi ho aggiunto anche 180 ml di acqua, 80 ml di olio vegetale, 4 uova intere, e ho mescolato tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido e privo di grumi. Poi ho lavato e pulito 2 carote e le ho grattugiate sui fori più piccoli della grattugia. Prima di unirle agli altri ingredienti, le ho strizzate molto bene per eliminare il succo in eccesso. Dopodiché le ho aggiunte nel composto e ho mescolato il tutto. A questo punto ho preparato una teglia da muffins inserendo i pirottini di carta all'interno. Dopodiché ho distribuito il composto. Con queste dosi ho ottenuto 12 muffins. Infine ho decorato con dei semi. Potete scegliere dei semi consentiti che preferite. Qui ho utilizzato dei semi di zucca. Ho cotto i muffins nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 15 minuti. Una volta cotti, li ho fatti raffreddare del tutto prima di rimuovere la carta. Questi muffins sono perfetti per una colazione salata, riempiono subito e si conservano benissimo nel congelatore per tutta la settimana. Ovviamente potete anche prepararli con un altro tipo di farina, come per esempio grano saraceno, quinoa oppure legumi. Per la seconda colazione salata prepariamo dei brutti ma buoni alle olive, una valida alternativa ai brutti ma buoni tradizionali in versione dolce. In un frullatore aggiungiamo 280 g di mandorle e le frulliamo finemente. In questa ricetta si possono utilizzare anche le nocciole. Una volta frullate le mettiamo da parte. In una ciotola separiamo i tuorli dagli albumi. Per questa ricetta ci serviranno 3 albumi. E andiamo a montarli a neve ben ferma utilizzando le fruste elettriche. Quando gli albumi saranno pronti, uniamo le mandorle frullate precedentemente. Le aggiungiamo gradualmente mescolando delicatamente. Poi tagliamo finemente anche 80 g di olive verdi denocciolate e le aggiungiamo al resto degli ingredienti. Mescoliamo il tutto con una spatola e ora diamo la forma ai nostri brutti ma buoni con un cucchiaio e li distribuiamo su una teglia ricoperta con carta da forno. Con queste dosi ho ottenuto circa 18 biscotti.
Ora li cuociamo nel forno statico preriscaldato a 140 gradi per 45 minuti. Una volta cotti, li facciamo raffreddare completamente e possiamo conservarli fino a 7-8 giorni in una scatola di latta. I brutti ma buoni sono ottimi non solo per una colazione salata, da consumare con delle uova, una tisana o un caffè, ma anche per uno snack a metà mattinata oppure come merenda. Ne basteranno un paio perché riempiono subito. Per la prossima colazione prepariamo del pane tostato che andremo a condire e che può essere anche utilizzato per preparare un buonissimo panino. In una ciotola uniamo 300 g di farina di miglio, 20 g di cuticola di psiglio, 7 g di lievito di birra secco e mescoliamo. Poi aggiungiamo anche gli ingredienti liquidi, quindi 25 ml di olio vegetale e 470 ml di acqua tiepida. È importante che la temperatura dell'acqua sia tra i 40 e i 45 gradi. Mescoliamo energicamente e inizialmente l'impasto risulterà molto morbido, quasi liquido, ma man mano che impastate il composto assumerà una consistenza più corposa grazie alla cuticola di psiglio che svolge la funzione di legante negli impasti senza glutine come il nostro. Aggiungiamo infine anche 8 g di sale e impastiamo. Ora infariniamo il tavolo, spostiamo l'impasto e con le mani creiamo un panetto uniforme. Rimettiamo il panetto nella ciotola, facciamo una piccola incisione sulla superficie, lo copriamo con uno strofinaccio e lo facciamo lievitare per un'ora e mezza, in un angolo senza correnti d'aria fredda. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendiamo l'impasto e con le mani gli diamo la forma di una pagnotta. Se necessario potete spolverare il piano di lavoro con un po' di farina. Ora spostiamo la pagnotta su una teglia ricoperta con carta da forno. Facciamo nuovamente una piccola incisione in superficie e spennelliamo con un velo d'olio. Inforniamo la pagnotta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 45 minuti. Una volta cotta è fondamentale farla intiepidire o raffreddare del tutto, dopodiché possiamo tagliarla a fette. Come vedete, il pane si presenta ben alveolato all'interno ed è anche molto soffice. Ora possiamo tostare le nostre fette per la colazione e condirle in base ai gusti. Io ho scelto del burro di mandorle fatto in casa e dei semi di chia, o potete usare anche altri semi a piacere. Le altre due fette invece le ho condite in modo molto semplice, con dell'olio, origano e del sale. Il pane avanzato potete affettarlo e congelarlo dividendo le fette con dei foglietti di carta. Un'altra idea che potete preparare è un semplice panino con della maionese, insalata e tacchino. Questa è una versione base e molto semplice, ma voi potete tranquillamente utilizzare ingredienti diversi. Ecco pronto il nostro pane che vi ricordo si può anche preparare con altri tipi di farine, come per esempio grano saraceno o quinoa. La nostra quarta colazione salata sono questi biscotti a base di legumi molto gustosi e facili da fare.
Per prima cosa ho sciacquato 500 g di fagioli cannellini già cotti e li ho versati in un frullatore. Ho frullato per circa un minuto fino a quando i fagioli sono diventati morbidi, dopodiché li ho messi da parte. Separatamente, in una ciotola, ho unito un uovo e ho cominciato a mescolare con le fruste elettriche, aggiungendo poco alla volta 80 ml di olio vegetale. Dopo un paio di minuti ho aggiunto anche 50 g di burro di mandorle e ho mescolato. Poi ho aggiunto anche i fagioli frullati e ho mescolato delicatamente il tutto. Infine ho aggiunto 60 g di farina di quinoa. g di lievito in polvere per torte salate e 2 pizzichi di sale. Ho anche aromatizzato con del curry che potete omettere se preferite. Ho mescolato il tutto, dopodiché ho riempito una sac à poche con la bocchetta a stella. E ho creato i biscotti in una teglia con carta da forno. Li ho cosparsi con dei semi di sesamo e li ho cotti nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 20 minuti. Una volta cotti, li ho fatti raffreddare del tutto. Come vedete, sono molto friabili, morbidi all'interno ma croccanti all'esterno. Io li ho conservati in un contenitore di vetro nel frigorifero per circa 4 giorni. La quinta colazione sono questi pancake salati cotti nel forno che potete farcire in mille modi in base ai vostri gusti. In una ciotola ho unito 150 g di farina di grano saraceno, 6 g di lievito per torte salate, 2 uova intere, ml di olio vegetale, 120 ml di acqua e un pizzico di sale. Ho mescolato il tutto con una frusta, dopodiché ho distribuito il composto in una teglia. La teglia deve essere 36 x 25 cm, che io ho ricoperto con carta da forno. Se voi utilizzate una teglia più piccola, i pancakes verranno leggermente più alti. Ho infornato nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 5 minuti. Dopo 5 minuti, mi raccomando non di più, altrimenti l'impasto indurisce troppo, ho sfornato e ho tagliato dei quadrotti. Come vedete, l'impasto è sofficissimo. Io ho deciso di condirli con della maionese, dell'insalata e del tacchino, ma voi potete tranquillamente variare gli ingredienti. Cuocere i pancakes nel forno è decisamente più veloce, in quanto non dovete cuocerli singolarmente nella padella e quindi aspettare. Potete infornarli e, come avete visto, in 5 minuti sono pronti. Se volete potete anche congelarli separando ogni quadretto con un foglio di carta da forno, come ho fatto io. Come avete visto, si possono preparare tante colazioni buone in anticipo per la settimana come ho fatto io. Basterà dedicare un pomeriggio alla settimana per la preparazione delle ricette e vi assicuro che questo renderà le vostre colazioni molto più piacevoli.
Queste sono le nostre 5 colazioni salate da preparare in anticipo. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace qui sotto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche, in questo modo riceverete una notifica ogni volta che noi pubblichiamo un nuovo video. E condividete questo video con qualcuno che ha bisogno di idee per la colazione, sono sicura che potrà essere utile a molte persone. Come vi ho accennato all'inizio del video, potete scaricare la nostra guida sulle colazioni direttamente dal nostro sito. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. In questo modo potete portarla comodamente con voi quando andate a fare la spesa. Se volete più idee di colazioni o sull'organizzazione dei pasti settimanali, guardate questi due video qui. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!